Il 6 febbraio del 2005, Monsignor Luigi Padovese, da poco nominato vescovo di Monteverde e vicario apostolico di Anatolia, in Turchia, viene a San Giovanni Rotondo per un momento di preghiera personale davanti a Padre Pio. Nella celebrazione eucaristica vespertina, durante la sua omelia, ha evidenziato il profondo senso di solitudine che investe le persone nel tempo presente e ha indicato, tramite il Vangelo, alcuni passi da fare. Il 3 giugno del 2010, l'impegno per il dialogo di questo vescovo cappuccino, missionario della pace, viene brutalmente fermato, trovando il martirio proprio in Turchia. Dio ha tracciato un particolare cammino da percorrere. Certamente diventa sempre più difficile lasciarsi dire da uomini e donne del passato qual è la strada da percorrere. Oggi ogni individuo nella sua vita è portato a crearsi un proprio sistema di valori, a plasmarsi una identità che non gli è data, ma che diventa un compito. Ma evidentemente, rinunciando all'appoggio di quanti ci hanno preceduto, si perdono anche i valori che essi trasmettono. L'identità, da una cosa data, ricevuta come pegno da chi ci ha preceduto, diventa un compito che ci lascia soli, e gli individui abbandonati a se stessi non sono sempre in grado di assolverlo. E allora non meraviglia che in questa situazione si ingeneri uno stato di incertezza, di paura, di rinuncia ad assumersi responsabilità dinanzi alle quali ci si sente impreparati, inadeguati. Il senso della vita non appare più come la realizzazione di un progetto, perché i progetti legano, mentre si vuole essere liberi, anche se poi non si sa a che cosa serve questa libertà o non si è in grado di sopportarne le conseguenze. È appunto così che si afferma un senso profondo di solitudine che investe le persone. Le ansie, i timori, le sofferenze diventano sempre più qualcosa di privato. Ciascuno è chiuso in sé. Ha diritto, come si dice, alla sua privacy, che non di rado è un termine elegante e neutrale per esprimere disinteresse verso gli altri. La testimonianza alla quale Padre Pio ci richiama di continuo sta nel ricordarci appunto che non siamo soli, che Dio ha cura di noi e che nel conflitto spesso frequente tra l'affermazione dei nostri interessi personali e quelli del prossimo, tra la nostra libertà e la carità, è la carità che deve prevalere. Dico queste cose dopo il primo tempo passato in Turchia e dopo aver toccato con mano che il Signore è vicino, è provvidente e mi conferma che la porta della felicità ha una sola maniglia ed è quella che si apre verso gli altri, verso l'esterno. Mi trovo ad Iskenderun, l'antica Alessandretta da circa 2 mesi, a guidare la piccola comunità cattolica che è dispersa tra il Mar Nero, parte dell'antica Armenia, la Cappadocia, la Cilicia, con sede a Tarso, e parte anche dell'antica Siria, avente per capitale Antiochia. Per chi come me ha studiato e ha insegnato tanti anni patristica e storia della Chiesa, è un grande privilegio vivere in questa terra in cui è nato San Paolo, in cui è nato San Luca, Ignazio di Antiochia, Giovanni Crisostomo e tanti altri grandi padri e testimoni della nostra fede cristiana. Mi sento un po' custode delle memorie tra le più importanti del cristianesimo. Infatti,
Nello stesso tempo sperimento poi anche la pluriformità della Chiesa Cattolica nelle sue diverse tradizioni. Nelle nostre poche chiese che abbiamo, oltre che a noi cristiani latini, incontro anche cristiani caldei, cristiani melchiti, cristiani maroniti, cristiani di rito siriaco, cristiani armeni, cristiani greco-cattolici e anche cristiani ortodossi. Vorrei dire che in terre come la Turchia si sperimenta che cosa significa essere cattolici, cioè universali. E si sperimenta anche come lo spirito che guida la Chiesa non è soltanto l'autore dell'unità, ma è anche fonte della diversità, espressa in tutte queste tradizioni o riti. E tutto questo mi conferma che la pluralità significa bellezza e che la diversità non va sempre intesa come rottura, come separazione, ma è piuttosto una necessità, un elemento costitutivo dell'unità. In questo mondo così variegato e che comprende poi anche la stragrande maggioranza di musulmani, più del 99% della popolazione, sto sperimentando che offrire simpatia, offrire cordialità, offrire apertura è un modo per raggiungere il cuore delle persone che incontro. Penso che a volte siamo come tanti iceberg, tante montagne di ghiaccio che vagano solitarie nel gelido mare del nord. Ci vuole un po' di sole per scioglierli, ci vuole un po' di umanità. In fondo questo è stato il modo con il quale prima Francesco di Assisi e poi Padre Pio si sono accostati a quanti incontravano. Un calore umano accompagnato dalla coscienza che ciascuno davanti a Dio ha un valore inestimabile e al tempo stesso l'umiltà di capire che non viviamo per noi stessi ma siamo in funzione degli altri, siamo chiamati a servirci o a lavarci i piedi gli uni gli altri. Il dialogo a volte non sempre facile, anche se doveroso, con il mondo musulmano e anche alcuni problemi di carattere economico che sto cercando di affrontare. Però ho fiducia, come dicevo all'inizio, di non essere solo. E del resto non lo sono mai stato. Lo sto sperimentando soprattutto attraverso i miei confratelli, assai sensibili nei confronti di questa terra che ci è stata affidata circa 400 anni fa dalla Congregazione di Propaganda Fide e che ancora ha una presenza consistente di frati cappuccini. Una terra che non senza motivo è stata chiamata la terra santa della Chiesa. È la terra, come dicevo prima, di San Paolo, la terra di San Luca, la terra dove è vissuta per alcuni anni la madre di Gesù, la terra dove è sepolto San Giovanni, dove è vissuto San Giovanni, dove è vissuto e sepolto San Filippo, la terra in cui il cristianesimo si è sviluppato molto più frequentemente e molto più fortemente che non in tutti gli altri paesi, la terra dove è nata buona parte del Nuovo Testamento che noi leggiamo tutte le domeniche, la terra dei primi grandi concili, il credo che reciteremo è stato composto in Turchia, la terra dei grandi santi, dei grandi martiri, per la cui testimonianza noi oggi siamo qui a celebrare questa Eucaristia e noi oggi possiamo dirci ancora cristiani. Quindi un campo di lavoro immenso che non riguarda soltanto il passato ma anche il presente, un presente che vedo sempre florido guardando intorno a me tutti questi giovani turchi cristiani, piccoli, molto simpatici, con un bel sorriso, con tanta gioia nel cuore e per i quali spero in Turchia un avvenire migliore, per la Chiesa, per loro.
Ebbene, cari fratelli, care sorelle, davanti a tutti questi impegni chiedo anzitutto la vostra preghiera. Ho detto e lo ripeto, sono diventato vescovo attraverso l'imposizione delle mani, attraverso l'ordinazione, ma so che non potrò essere un buon vescovo senza la preghiera di quelli che sono entrati nella mia vita e di quelli che ancora oggi incontro. Per voi, cari fratelli e sorelle, e per me, la benedizione che Francesco di Assisi indirizzava ai suoi frati, i frati che poi mandava per il mondo. Una benedizione molto semplice, quasi qualcosa da tenere sempre con sé e da ripetere nella propria vita, come una giaculatoria che ci accompagna. Una benedizione che dice: riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te.